Bentornati e bentrovati a Storie, in quella che è la nostra ultima settimana di questa prima stagione in cui abbiamo cercato di affrontare la storia della civiltà occidentale dalle origini del mondo fino a questo momento che stiamo raccontando in queste puntate. Questo momento che stiamo raccontando in queste puntate è il VII secolo avanti Cristo, un momento particolare della storia perché i greci si erano sviluppati, erano diventati una potenza mediterranea, era passato il momento di Omero, dell'Iliade e dell'Odissea ed era venuto fuori una tendenza più conservatrice, incarnata da Esiodo. Esiodo che cercava, attraverso le sue opere, di dare una civiltà, un'identità al mondo greco. E l'identità del mondo greco era rappresentata dalla ricerca della giustizia, raccontata perfettamente nella Teogonia, e da un'opera che è andata perduta, ma che ebbe grande fortuna nel mondo antico e nel mondo medievale, il cosiddetto Catalogo delle Donne. Non so se vi ricordate che alla fine della Teogonia la sciagura più grande che l'uomo riceve è la donna. Questa era in qualche modo la prima parte della vicenda, perché in realtà poi Esiodo non vuole fermarsi a questa visione così pessimista sull'universo femminile, ma anzi, nel Catalogo delle Donne, quest'opera che è andata quasi totalmente perduta, si racconta che si narrasse come le donne avevano generato i grandi eroi, i grandi protagonisti, cioè da quella che sembrava dovesse essere la grande sciagura era arrivata invece la grande salvezza per l'umanità, era arrivata la possibilità di incontrare grandi uomini che l'avrebbero poi trasformata e plasmata, non ultimi coloro che con la democrazia cambieranno completamente i destini e le sorti dell'Atene democratica. Ecco, questo è il senso del Catalogo delle Donne. Il Catalogo delle Donne è un'opera che si pone a metà tra la Teogonia, la prima grande opera di Esiodo, e le opere I giorni, la seconda grande opera di Esiodo, componendo un grande affresco, come se Esiodo volesse raccontare tutta la storia della civiltà umana, la storia delle origini raccontata nella Teogonia, la storia della vita quotidiana raccontata nelle opere I giorni, e in mezzo la figura femminile che permette alla divinità di diventare umana, di diventare costantemente a misura d'uomo. Come vedete ci sono già molte delle categorie che plasmeranno anche il sentire cristiano, che plasmeranno anche il sentire della società e quindi l'identificazione del fattore femminile come decisivo per la salvezza e per il contatto con il divino. Sembrano tematiche ultramoderne per quest'epoca, ma in realtà erano le tematiche che affascinavano gli uomini di quel tempo. Gli uomini di quel tempo cercavano la giustizia, la cercavano però in una maniera familiare, possibile, quotidiana, la cercavano tutti i giorni. E vedremo come la praticavano, lo vedremo raccontando l'ultima grande opera di Esiodo, le opere e I giorni.